E ora purtroppo la vicenda che negli ultimi giorni ha scosso un po' tutto il mondo dello sport, non soltanto quello del volley femminile, con la morte di Giulia Itum. Ieri la salma della giovane pallavolista è rientrata in Italia, a Milano, dove martedì mattina si svolgeranno i funerali nella chiesa dell'oratorio di San Filippo Neri, la stessa peraltro, dove la ragazza aveva iniziato a giocare proprio a pallavolo. Intanto a Novara le compagne di squadra della Igor hanno ripreso ad allenarsi, anche se a porte chiuse e nel massimo riserbo. Playoff intanto, ovviamente parlando di campo, che sono già iniziati per alcune delle squadre, pur nel clima che ovviamente immaginiamo tutti, con la netta vittoria di Conegliano su Busto Arsizio, 3-0 per la prima classificata della regular season e gara 1 archiviata. Sentiamo Marco Fantasia. Un filo di dolore ha unito tutto il pubblico del Palaverde di Villorba, quello a casa davanti alla TV, tutti gli appassionati di volley. La prima partita giocata dopo la morte di Giulia Ituma è stato un momento per raccogliersi, per riflettere. Conegliano e Busto Arsizio hanno dato vita a un match sul quale aleggiavano tanti pensieri. Dopo l'iniziale minuto di raccoglimento, i tifosi hanno fermato i loro cori fino al punto numero 15, il numero della maglia di Giulia. Tra i tanti discorsi di questi giorni, tra i tanti tentativi di capire e di capirci, è emersa la possibilità di affiancare a queste giovani atlete sottoposte a grandi pressioni una figura specializzata per cercare di intercettare i momenti di difficoltà. Ma io credo che un supporto in generale nella vita sia sempre utile per tutti quanti, anche per chi pensa di stare bene, perché alla fine forse tutti quanti abbiamo sempre bisogno di un aiuto in più. Oggi avresti rinviato il turno o avresti preso una decisione diversa? No, credo che quello che hanno fatto sia stata la cosa giusta. Era giusto rinviare Chieri Novara, a mio avviso, stragiusto. È giusto che le altre gare si giochino. Sul campo Conegliano ha vinto 3-0 contro Busto Arsizio e ha fatto il primo passo del lungo cammino verso la conferma del titolo. Oggi altre due partite, mentre Novara tornerà in campo mercoledì. Dal volley ora passiamo ai motori dall'Italia, così agli Stati Uniti, in Texas, dove un grande Pecco Bagnaia si è portato a casa sia la pole position che la sprint race nel terzo appuntamento stagionale del Moto Mondiale. In MotoGP, Gianluca Gattolini.